Bene, per prima cosa vi consiglio di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche. Quella campanella vi permetterà di ricevere una notifica email ogni qualvolta io sarò in diretta o se caricherò nuovo contenuto didattico. Questo è molto importante. youtube.com/MassimoVarini. Iscrivetevi e condividete questo video. Bene, per prima cosa vi consiglio di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche. Quella campanella vi permetterà di ricevere una notifica email ogni qualvolta io sarò in diretta o se caricherò un nuovo contenuto didattico. Questo è molto importante. youtube.com/MassimoVarini. Iscrivetevi e condividete questo video. Bene, per prima cosa vi consiglio di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche. Quella campanella vi permetterà di ricevere una notifica email ogni qualvolta io sarò in diretta o se caricherò un nuovo contenuto didattico. Questo è molto importante. youtube.com/MassimoVarini. Iscrivetevi e condividete questo video. Bene, per prima cosa vi consiglio di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche. Quella campanella vi permetterà di ricevere una notifica email ogni qualvolta io sarò in diretta o se caricherò un nuovo contenuto didattico. Questo è molto importante. youtube.com/MassimoVarini. Iscrivetevi e condividete questo video.
Bene, per prima cosa vi consiglio di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche. Quella campanella vi permetterà di ricevere una notifica email ogni qualvolta io sarò in diretta o se caricherò un nuovo contenuto didattico. Questo è molto importante. youtube.com/MassimoMarini. Iscrivetevi e condividete questo video. Bene, per prima cosa vi consiglio di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche. Ci siamo, manca poco. Siamo le 14, così intanto provo. Intanto mi dite se si sente tutto, eh? Vedo che mi state scrivendo che si vede e si sente bene. Ok. Scusa, Looper, fermati. Ah, eccoci qua. Bene, ragazzi. Allora, vedo che siamo già 200. Bene, bene, bene. Una bella lezioncina. Allora, si vede... Vedo che... Scusate, ho un problemino sulla cuffia. Ok. Eccoci qua. Ok. Si sente, funziona tutta la grande, si sente tutto forte e chiaro. Vediamo dove vi posso vedere. 4 sul 5 vi ho messo. Eccoci qua, eccovi qua, eccovi qua. E qua invece questo è un'altra cosa che ho preparato per voi. Bene, 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 bene. Ok, allora andiamo. Vi voglio leggere, voglio leggervi, voglio leggere voi. Lo facciamo così in maniera che sia più chiaro, che siate al centro. Vediamo un po', allora, ciao Massimo, farai prima o poi, allora scusate, c'ho la cuffia che mi dà un problemino, ok, ok, perfetto. Allora, buona giornata a tutti, si sente tutta la grande, yeah, poi mi dice Roberto Libralon, buona giornata a tutti, si sente tutta la grande, Antonio Baggio, presente, ciao Massimo. Allora, farai prima o poi un manuale di didattica su accordi jazz e accordi slash,
Perché no? Io non sono un jazzista, quindi non credo sarà un manuale teso a quello. C'è già il manuale degli accordi che porta tutti, buona parte di quegli accordi. Ma guardate, allora forse è il microfono. Ok, check, check. Ok, no, perfetto. È giusto, si sente sempre, vero? So good man, l'audio è perfetto. Cavolo, ragazzi, ho fatto, ho messo in piedi un casino. Suono. Sto seguendo. Allora, quindi che dicevo, sugli accordi, vediamo, vediamo. Non, su, sì, ma non. È in 480p. Sì, l'ho fatto in 480p perché sapete che io sono in mezza campagna, quindi è un disastro. Farlo 720p rischierei che poi vada a scatti, e quindi ho fatto 480p, 128 kilobyte per secondo l'audio, quindi lo sentite bene. Franco Macis dice perfetto. Bene. Allora, dai, ok, suono e video pronti, Max. Vai, Andrea Aldrovandi. Sto seguendo il tuo manuale Finger Bravo 1. Posso chiederti a quanti BPM va portato ogni esercizio prima di passare al successivo? Allora, quando si fanno gli esercizi di lettura, così come in generale gli esercizi, il mio consiglio è quello di comprendere quando hai in mano l'esercizio, cioè quando capisci che quell'esercizio funziona, cioè lo riesci a leggere fluidamente. A quel punto non è il momento di andare più veloci, ma di andare all'esercizio successivo. Cioè, ti faccio vedere, vediamo se riesco a farvi questa roba qua. Direi che queste volte io graficamente trovo sempre che sia molto comodo vederle queste robe. Allora, tu ipotizza di avere in mano un esercizio, ok? Questo è l'esercizio 1, ok? A un certo punto tu parti e vedi che non viene un granché. Poi inizi ad avere la padronanza dell'esercizio, poi piano piano sei riuscito a velocizzarlo. Non c'è, ogni esercizio lo percepisci quando è che, a prescindere da quello che io mostro nei video di Fingerboard 1. Quando capisci che questo esercizio sei arrivato quasi al tuo limite, cioè dici più di questo non posso andare, è il momento di abbandonarlo. Il momento di abbandonarlo è di passare all'esercizio successivo, in questo caso sarebbe il 2, poi potrebbe essere il 21 dal 22. Passi da questo, che avrà lo stesso iter. No? Quindi ti verranno non granché bene, un po' meglio, meglio. Però ogni giorno in cui ti avvicinerai allo studio è importante che tu parta da questo e lo cerchi di fare bene, almeno a questo livello, cioè che è quello top che ti era arrivato, in one shot, cioè subito. Perché quello che noi facciamo che non va bene spesso è questo, che noi ci mettiamo a studiare una cosa, può essere anche una solo, una qualsiasi parte, cioè noi ci mettiamo lì e la proviamo. La proviamo, la proviamo, la proviamo e per forza dopo 50 volte che la fai ti viene bene. Perché comunque hai utilizzato la memoria cinestesica, o cinestetica anche la chiamano, quella dei muscoli, la memoria uditiva e la memoria della lettura, la memoria in generale. E invece il giorno dopo l'importante è guardarlo e bam, questo è quello che ti prepara per quando farai ad esempio i concerti. Quando arrivi a fare un concerto, l'esempio dell'assolo, che a casa lo provi, dici a casa l'ho provato, mi veniva bene e dal vivo mi è venuto male. Certo, perché a casa probabilmente è venuto bene dopo 30 volte che lo facevi. Ma è che dopo un contesto totalmente diverso, dove venivi dalla ritmica, parti col solo, non ti viene perché era la prima. Quindi noi dobbiamo sempre allenarci ad avere buoni one shot. Allora, perché c'è anche la Ross? Ciao Ross, amore mio. Allora, andiamo alla 6, mi sembra questa, no, alla 5. La 5. Allora, la Ross che mi manda il suo cuoricino. Va bene. Gracchia il suono, Max. In teoria non gracchia più, perché era un contatto che ho visto lì. Erano le cuffie che. Era un passaggio. In teoria non dovrebbe più gracchiare. Ciao Massimo, sono da autodidatta da molti anni. Confermatemi per favore se va tutto a posto. Dovrebbe essere tutto a posto. Allora, perché vado dentro, tutto l'audio va in un mixer analogico che va in un limiter analogico e questo limiter analogico va nella scheda dove ci sono degli altri limiting per poter trasmettere in modo che voi lo possiate sentire anche su un cellulare o su un computer. Questo limiter analogico è vecchio, ecco, per esempio adesso ho avuto un piccolo scrocchio questo limiter analogico, ok? Adesso faccio così, eccolo qua. Check. Ok, allora. Lui vuole del segnale. Allora, ciao Massimo, eccolo qua. Ciao Massimo, ho appena finito teoria armonia. Se io vado su col volume, vedrete che. Ah! Passa. Ok, ciao Massimo, il microfono. Ciao, ho appena finito armonia e teoria pratica e la chitarra solista, bellissimi, fantastico. 5, sono contento. Dopo quanto cominciare a studiare i primi brani completi?
Simone, è sempre una cosa che deve venirti normale. Guardate in quanti siamo, ragazzi, 365, adesso 362. Studiare la percezione. Allora, è ovvio che si cerca sempre, avere un insegnante sarebbe il top. E qui dopo voglio aprirvi un attimo una parentesi. Avere un insegnante è il top perché è il tuo metro. Però c'è una tua sensazione quando capisci che più o meno sei quasi pronto, ok? Vedo lì che c'è una cosa che si è mossa, scusate. Quindi quando capisci che se ti stai avvicinando a una cosa, al tuo limite di velocità, ecco che quello passi a quello successivo. Ma piano piano sali con le velocità fino ad arrivare, ad esempio, ai brani. Sto rispondendo a Simone, perché probabilmente sta seguendo Fingerboard. Fingerboard ha alla fine delle diverse unit delle canzoni da suonare, ed è questa la risposta. Paolo Sacchetti. Ciao Massimo, appena, aspetta, vi faccio vedere quando vi rispondo. Ho appena, vediamo se riesco a ingrandirlo ancora un po'. Sì, 389, beh, 390. Paolo Sacchetti, ciao Massimo, ho appena cominciato il tuo libro e mi piace, grazie. Il libro, lui sta parlando del Come la pastura per il pescatore e il vento per l'aquilone. Sono molto contento, già molti mi hanno scritto che hanno già avuto dei giovamenti psicologici da questo, è proprio quello su cui lavoro. Marco Luciano Franchini, in teoria non dovrebbe più gracchiare, io sento tutto bello pulito e ho la messa in onda. Allora, proprio adesso ho deciso di riprendere a suonare dopo 2 mesi, perché dovrei parlare qua, sono girato, faccio così, ecco là. Proprio adesso ho deciso di riprendere a suonare dopo 2 mesi. Entro e trovo questa live. Oggi è la mia giornata, maestro. Grande Marco, oggi è la tua giornata. Ah, la parentesi che volevo aprire era questa, che, per esempio, ieri è uscito, in inglese il corso di True Fire che si chiama, Blues Soloing Unboxed. Una persona ha notato che i contenuti sono molto simili all'80% rispetto a Blav e mi ha detto: Ma, a questo punto, visto che io capisco inglese, mi conviene comprare quello là che costa 30 euro, rispetto al Blav che costa molto di più, adesso è al 50%, costa 99 euro. Ho detto: Guarda, se capisci l'inglese e non ti servono aiuti, è quello, cioè la differenza del laboratorio musicale Varini è che quando tu sei dentro hai un forum, qualsiasi dubbio io ti rispondo entro 24 ore, io ti valuto, io ti do le indicazioni e hai una comunità di chitarristi che stanno seguendo lo stesso corso, e ci sono i tutor che ti rispondono. La differenza è quella del costo, per questo alcune cose, serve l'insegnante. Allora, ciao Dan. Su tecnica razionale non c'è scritto la velocità da raggiungere per ogni esercizio, come affrontare giornalmente gli esercizi. Allora, gli esercizi di tecnica. Prendiamo ad esempio, sì, tecnica razionale, no? Allora, si sente la chitarra? Sì, ce l'ho io, perfetto. Allora, diciamo che sei lì che fai questo, no? Non c'è scritta la velocità da seguire, perché in realtà è nemmeno quella da raggiungere, perché questa potrebbe già essere una buona velocità. Scusa, facciamo il 4 che così mi vedete tutti. Perché poi, se vado a mettere una batteria, drum, così, una drum 80, la chitarra solista 2, no, 58, proviamo questa. Altissima, ok. Se sono a sedicesimi, questa potrebbe già essere considerata una buona velocità. Quello che devi considerare è la pulizia e quanto questo ti permetta di avere un margine, cioè potresti fare 32esimi. Vedi, questo era più piano. Adesso veramente chiacchierando, eccetera, è un po' più difficile. La velocità, anche lì, devi pensare a quando senti una scala veloce, perché la velocità in realtà non è assoluta. Quando tu senti una scala veloce, devi pensare quando senti una cosa e dici: che bella, com'è veloce. Quella per te è la velocità di arrivo, cioè il tuo obiettivo. Quindi hai il tuo target d'arrivo e il tuo target iniziale. Il target iniziale è quello, la velocità minima a cui riesci a eseguire l'esercizio, che potrebbe essere per alcuni esercizi che hanno combinazioni tipo questo, 1, 3, 4, 2. Ok? Che il ritorno è 2, 4, 3, 1. Dipende, perché
L'importante è che vengano sempre puliti. Quindi la velocità in realtà non è indicata, perché mettere un punto d'arrivo che sia giusto per me potrebbe essere estremamente, come potrei dire, potrebbe fare desistere alcuni studenti, perché dico: guarda, devi arrivare a 120 e sedicesimi. Cavolo, quando fai fatica a 80, tu dici: cavolo, da 80 a 120, o quello, il mio maestro è un fenomeno, o io sono un cane. Quindi non c'è, la velocità è tutta relativa, perché ci sono... Anche pensate quando sentite una sola, a un certo punto una scala veloce, dici: quando fa quella scala veloce? In realtà, se poi la paragoni, che ne so, a Gregao o a Fran Gambale, quella scala non è assolutamente veloce, ma è veloce all'interno di un contesto. Va bene, direi che avete capito. Andiamo, torniamo qui, che vi leggo. Avendo chitarra solista ritmica, fingerboard è superfluo oppure insegna cose diverse? Massimo De Maria. Allora, allora, la chitarra solista e la ritmica, ci sono dei concetti che sono, si incontrano nella strada. Dovete sapere che il... vi faccio vedere questa roba qua, di nuovo. Utilizzo l'iPad. Annullo l'ultima azione. Cancellala. Questa qui, no, scusate, la cancello. Ripulisci pagina. Allora... La didattica, così come è strutturata, vi faccio due esempi. La didattica può essere orizzontale e ci sono dei programmi che invece sono verticali. Cosa significa? Che se voi comprate fingerboard 1, 2, 3 e qua in fondo c'è il 4, già 4 è già più verticale, questi vi coprono nel tempo una formazione orizzontale. Questa formazione orizzontale è quella che permette di avere tutte le informazioni per arrivare a un risultato. Significa che io in Fingerboard 1 ti spiego come funziona la chitarra, come sono le note, qual è il solfeggio da fare, quali sono... guardate che bello, quanti siamo? 437 siamo. Quindi questa informazione è orizzontale, perché ti faccio fare il solfeggio, ti faccio fare un po' di solfeggio ritmico, ti faccio fare lettura, prima con le note e la tablatura, poi ti tolgo la tablatura. Ma, e questo è il concetto, io ti metto in fingerboard 1, ma così per tutti i fingerboard, una scala, che la prima volta che la impari io te la metto con la tablatura, te la faccio fare qualche esercizio con la tablatura, aumento la velocità, quando tolgo la tablatura l'esercizio diventa più facile. In questo modo la tua formazione è lineare e orizzontale su tutti gli argomenti che ti servono per arrivare fino a un certo punto. Ma a un certo punto di questa formazione a te servono che cosa? Vuoi approfondire una cosa. Vuoi approfondire, vedi sul laboratorio le scale modali, allora hai un corso solo di scale modali, un corso solo di scale modali del modo minore, o soltanto la chitarra ritmica, eccetera. Quindi per la risposta, ma vedete che le risposte sono complesse, perché io ce l'ho ben chiaro il discorso: avendo la chitarra solista ritmica, fingerboard superfluo insegna cose diverse, insegna cose che sono messe così, fingerboard è così, la chitarra solista fa così. E vi faccio vedere questo, se vado qui, allora... Vi dico massimovarini.it/didattica programmavarini.pdf. Ok? Ah, scusate, qua. Vedete qua. Allora, questo qui è, di nuovo ve lo dico, potrei fare una cosa di questo tipo, scusate. Vedo se ve lo metto in sovraimpressione il titolo. Allora, facciamo nuovo documento, è Massimo varini.it/didattica/programmavarini.pdf. Ok, adesso vedo di mettervelo bello grande, più. Ok, così ce l'avete. E resta l'info, adesso non ve lo scrivete adesso, lo vedete anche dopo, tanto i video li lascio online. Questo programma Varini che cosa fa? Vi fa capire come è strutturata la mia didattica. Ognuno di questi link è cliccabile. Vedete che in questo senso noi abbiamo la orizzontalità. Quindi per il laboratorio musicale Varini, che è questo, abbiamo il modo orizzontale, che sono i corsi base, i tre corsi del primo anno, del secondo anno, del terzo anno, quarto anno. Ad un certo punto, se qualcuno vuole fare in verticale, studiare un argomento, può inserire modali del modo minore. Ovvio che anche nei percorsi orizzontali uno li affronterà, ma qui li affronti in modo molto concentrato e molto a fuoco, ok? Quindi è un percorso, potremmo chiamarlo propedeutico al fatto di suonare la chitarra, e poi in alcune cose tu vai a specificare quello. Spero di essere stato chiaro. Allora, avendo chitarra solista, ciao,
Puoi parlare delle note target in un'improvvisazione blues? Ok, vediamo, target improvvisazione blues. Ciao Max, suono, quindi questo l'ha chiesto Alessandro Rometti, ve ne parlo. Timer Machine, ciao Max, suono da diversi anni. Non vi ho messo questo. Ecco, studio da diversi anni, ma studio solo da un anno e mezzo. Suono da diversi anni, ma studio solo da me. Quando suono non percepisco professionalità. Quando sento un chitarrista più avanzato è un altro mondo. Consigli? Allora, Nazza Frank, quante ore al giorno dovresti suonare per fare la differenza? Io credo che per fare veramente dei salti grossi e suonare veramente tosto, non bisogna mettere in conto meno di 3-4 ore al giorno. Secondo me, mai meno. Tu dici, suono da diversi anni, parlo con Timer Machine, non percepisco professionalità, sento che testi più avanzato è un altro mondo, consigli Max, dipende da cosa, dalle cose a cui poni attenzione. Ad esempio, il corso solo che ho appena pubblicato insegna proprio questo, cioè spesso noi chitarristi studiamo così tante cose che poi quando è ora di suonare le vorremmo mettere in pratica tutte, in realtà facciamo tutto un gran casino. E questo lo dico perché adesso arrivo a bomba rispetto a, grazie Filippo Fini, sei un grande, ad Alessandro Rometti che mi dice delle note target in un'improvvisazione blues. Allora, in realtà non è il note target in un'improvvisazione blues. L'idea è che le note target dovrebbero essere praticamente le uniche note da suonare. C'ho molto di lei qua, vabbè. E cioè, vi spiego. Prendiamo solo... Acoustic Makeover, questo, blues avanzato. Sentiamo un attimo se questa è la base giusta. Questo è Sol settima. Non mi piace. Ok, e questo, scusate, tolgo un po' di questo delay perché abbasso il time. Reverb time, abbasso il feedback e il delay. Siamo veramente in diretta, eh? Ehi, yahoo! Allora, ce l'ho qua sotto, perché voi dovete immaginare qua sotto che cosa c'è. Sto facendo la messa in onda. Ok. Perfetto, la messa in onda tutto quanto. Ok. Sono un po' rosso. Allora, le note target, che cosa sono innanzitutto le note target? Sono le note degli accordi e andrebbero suonate sempre, soprattutto considerando che le note target sono le note di riposo. Cioè, quando noi abbiamo un accordo, ma guarda, forse potrei anche... Ci siamo bloccati un attimo, vedo qua. Ci siamo, ho visto che ci eravamo bloccati un attimo, ragazzi, mi sono fermato anch'io di parlare, quindi non avete perso niente. Ho visto che è andata in rosso la trasmissione, campagna, Eolo, le parabolina. C'hai 3 mega, ciao 3 mega, ci sarebbe bello averceli. Meno male che trasmettiamo in 480p. Allora, vedo che però siamo ancora, al momento dice che è tutto a posto. Confermatemelo per favore. Aspettate, Ditemi soltanto se ok. È ok? Ragazzi, qua io mi consolo. L'altra sera avevano problemi anche in televisione. Il fatto che non mi risponda nessuno mi preoccupa. Però siamo 504, ragazzi. Ok, qua, va bene. Ok, si è a posto. Bene, ragazzi. Scusate, era giusto per sicurezza. Comunque, quando ho visto che è andato in rosso, io mi sono fermato, non vi ho detto niente, quindi non avete perso niente. Allora, ripeto. Mamma mia, devo andare molto più veloce, se no non vi rispondo a tutti. Super Locrian, mi schifo. Mamma mia, aiuto! Guarda qua. Figa la maglietta col tuo logo. Mostra. La mia maglietta, questo merchandising è sullo store, quindi ci sono le magliette. Ho bisogno di suonare. Mamma mia, aiuto, siete tantissimi! Sto cercando di a chi stavo rispondendo.
Francesco Salvolini, li compri su Amazon, guardate, e si puoi comprare sul mio store, ovviamente i ragazzi del mio store abbiamo le spese di spedizione perché non siamo grandi come Amazon, li compri su Amazon, va bene, io dico anche comprateli anche dai negozi, fisicamente, appena riapriranno, perché abbiamo bisogno di sostenere i negozi che sono i punti anche di ritrovo dei musicisti. Non ho niente contro Amazon, io compro su Amazon, però quando riapriranno i negozi di strumenti musicali, ragazzi, andiamo nei negozi di strumenti musicali. Allora, non bisogna perdere il fuoco. Allora, se io vi faccio questo sol settima, ok? Ipotizziamo che siamo in questo blues. Così. Ok? Così abbiamo soltanto sol e do. Ovvio che nel blues noi diciamo, ma io parto a suonare questo. Però spesso non mettiamo dentro, non mettiamo dentro le tensioni che sono tipiche di questo genere. Bene, allora, eccoci qua. Le tensioni tipiche di questo sono i toni guida, le note target, di nuovo ha scrocchiato, l'ho visto, i toni guida e le note target. Allora, cosa succede? Se io quando parte la base suono gli arpeggi e faccio questo, allora, l'arpeggio di sol, suono proprio l'arpeggio sol, allora avrò la stessa cosa di andare ad accentare dalle note della scala mi sol lidi alle note target, cioè tipo, vi faccio sentire questo, via il delay, tipo questo. Mi sol lidi di sol, mi sol lidi di do. Il fatto di suonare i toni guida e le note target ti mette sempre a fuoco, quindi, ma soprattutto ti fa capire al nostro ascoltatore che noi sappiamo quello che stiamo suonando. Ricordatevi che noi, rispetto a quella persona che me lo chiedeva, scusate, poi ho perso un po', la gente si accorge del nostro limite perché noi vogliamo andare oltre il limite. Il problema è, noi conosciamo qual è il nostro limite? Allora è partire, se anche sappiamo suonare alcune cose, partire da prima, tornare a suonare le cose semplici e vedere se queste cose semplici siamo in grado di sostenerle. Le cose semplici sono suonare le note degli arpeggi, fare delle melodie, delle linee melodiche. Mi dispiace farmi pubblicità, ma sono proprio queste le argomentazioni che io uso nei corsi come il BLAV, come il MOMA, come il corso solo, cioè prendere un accordo, sapere che accordo è e suonarci sopra. Nel corso BLAV, nel corso dove c'è il blues, spesso molti di noi suonano sempre la pentatonica minore su tutti gli accordi, quindi non c'è mai la concezione di dove siamo. Cioè, se vado qui, questo è blues, ok? Sol. Ok, re. Robe molto semplici. Vuol dire che so dov'è il sol. E sono andato io in do. Vuol dire che so che sono su do. Questo ci permette piano piano di abituarci a contare, ok? Questo è importante, ok? Se no andiamo troppo avanti solo su questo argomento. Ciao Massimo, consigli su esercizi da fare come riscaldamento stretching prima di lunghe sessioni di studio? Allora, io sono sempre dell'idea di fare gli 1, 2, 3, 4
e fare questo. Aspetta, sul 3 te lo faccio vedere. Allora io faccio questo, 1, 2, 3, 4, vabbè, quello che fanno tutti. Ma poi faccio questo, allora, dita ferme su una corda e poi faccio questo, sposto l'uno, ok? Vedete che, o vedi, che io faccio questa sorta di stretching. Attenzione, non bisogna mai fare questi movimenti, ok? Il movimento della spalla non ci deve essere. Sono rilassato, porto su questo, mi posiziono bene, pollice dietro, vediamo dove lo posso far vedere il pollice dietro, qua, così, guardate che bella inquadratura, Ma scusate, mi fate per favore i complimenti di sta roba che ho messo in piedi, di sto studio, di tutta sta roba, siamo 540 ieri, come on, ok, cioè io ho fatto veramente, sono fatto un mazzo, poi ho messo dietro le lucette, mi è sembrato più bello, vabbè basta, momento autoreferenziale, allora, metti bene il pollice dietro, ok? A questo punto sposti il dito tenendolo fermo, non c'è bisogno di suonare, ok? Torni qui e vai qui, torni qui e vai qui, sulla 3, sulla 2, sulla 1, ok? Questa cosa, poi lasci fermo questo, sono tutte e quattro le dita, vedi qua, e sposti la 2, il dito 2 e fai questa roba qua, vediamo se qua si vede meglio, ok? Questi sono fermi e vai qui, uno fai questo e questo. Quindi faccio la 6, sulla 5, la 4, 3, 2, 1, sempre rimbalzando sulla 6. Poi lo faccio col 3. 5, 4, 5, 4, 3, 2, questo è difficile, 1, ok? Quando sei qui stai fermo un attimo, sempre, non devi mai avere dolore, ok? 5, 3, scusami, 2, 3, 4, così. E poi col 4. In questo modo scaldi e fai un po' di stretch. Questo secondo me è molto buono insieme agli esercizi, ad esempio questi, ma anche questi. Se volete c'ho anche l'acustica comunque. Ciao Massimo, ho completato fingerboard 1 e 2, poi teoria e armonia. Ecco, devo mettermi così che c'è più volume. Se volessi fare un corso laboratorio musicale Varini online, chitarra acustica, da dove potrei iniziare? Sono a livello intermedio. Il corso a livello intermedio. Ti consiglio però a questo punto, se vuoi andare lì, se fai il laboratorio, questa è una cosa, la differenza della didattica normale o di un laboratorio è quello che noi ci siamo noi fisicamente, ok? Quindi c'è il corso test, e questo qui, guarda, esami di valutazione. Praticamente uno si iscrive, costa 50 euro, scusate, lì c'è il prezzo, 50 euro, a parte che costa il 50% tutto adesso, però questo viene rimborsato, cioè essendo esami che poi vedo io e do, oppure con Matteo, diamo i consigli su quale, a quale corso iscriversi, certi vorrebbero magari solo farlo per farsi vedere da me, all'inizio era così, e quindi abbiamo messo un costo. Questo costo, una volta uno entra su questo corso, lo acquista, e va avanti, ci sono dei test, test livello 1, se non sai rispondere a quello vuol dire che devi andare a quel livello, cioè hai un test di accesso al livello 2, se non sei in grado di andare al livello 2 parti dall'1 e questo rispondi bene, bene, allora vai al 2, al 2 trovi un altro test, rispondi, vai al 3, vai all'intermedio 1, quando arrivi ai livelli che sei a bolla, diciamo al limite delle tue possibilità, ci sono degli esercizi e mandi un video, noi vediamo il video, vediamo tutte le risposte e diciamo guarda, secondo noi tu dovresti iscriverti all'intermedio 1, all'intermedio 2, quello che è. In questo caso usando il coupon io ve lo scrivo qua, è così, io resto a casa con l'hashtag tutto maiuscolo, c'è il 50%, quindi uno paga 25 euro. Quando ha deciso a quale corso iscriversi, perché è giusto quello che le abbiamo consigliato noi dopo aver visto il suo video, questi gli vengono rimborsati, cioè gli vengono scontati. Ok? Bene, quindi questo è importante, cioè devi capire se sei a livello intermedio, in teoria il corso intermedio è quello più logico, devi capire se è intermedio 1, 2 o 3, che vuol dire all'inizio del secondo anno, a metà del secondo anno, all'inizio del terzo. Massimo, studiando gli arpeggi dell'armonizzazione della scala maggiore, i salti di quarta e di quinta, ma devo occuparmi anche dell'improvvisazione. Come posso gestire bene il tempo di studio? Ah, qui si apre una cosa che è l'oggetto di questo, che l'avevo scritto, no? Ragazzi, sappiate che, dov'è? 5, che parleremo di questo, 573, mamma mia, tantissimo, una follia questa. Cioè,
come organizzare il tempo. Queste cose ne ho parlato anche nel mio libro Come la pastura per il pescatore e il vento per l'aquilone, anche se noi adesso io vi parlo dell'organizzazione del tempo didattico. Lì ho parlato proprio del tempo della vita, è un pochino più ampio. Allora, vi faccio vedere questa roba qua, ok? Qua, 5. 5, eccoci qua. Piano di studi per chitarra, ipotesi per studenti. Questo qui è un file che io faccio ai miei studenti, quelli che seguo personalmente, che vengono a lezione da me. Allora, prima di tutto, quelli che vengono da me, molti sono anche già diplomati, laureati in chitarra, cioè sono chi vuole specializzarsi. Ho anche a volte degli studenti più principianti che insistono con Ross e lo faccio ben volentieri perché mi fa piacere incontrare persone felici di incontrarmi e che possono migliorare la propria vita musicale. Allora, io divido non in orari, ok? Non sono devi fare 3 ore, ma devi dividere in slot di tempo. Cioè, quanti di noi hanno tempo? Uno dice, oh, ho tempo solo un'ora, ho tempo solo mezz'ora, ho tempo solo 3 ore, però al sabato ho 4 ore. Esempio, è che se noi non razionalizziamo questi tempi, noi in realtà rischiamo di perdere del tempo, oppure suonare. Attenzione, suonare fa sempre bene. La musica è una delle poche cose che se tu la fai ti fa bene. Ti fa bene a livello fisico, mentale e anche come pratica, però se fai sempre le stesse cose sicuramente non andrai avanti. Pianificando i tempi è diverso. Allora, che cosa devi fare secondo me? Decidere che devi fare almeno delle materie. Ad esempio, io dico, ho la prima unità di tempo, vedete questo che c'è qua col mouse, aspettate, se lo vedete è troppo piccolo, non si vede, vabbè, l'unità di tempo prima. Tecnica razionale, riscaldamento su esercizi. Questo era un esempio di uno che ha riscritto. Seconda slot di tempo, il corso dell'LMV, il continuo perché usiamo 2 slot di tempo, poi un po' di teoria, un po' di ritmica, esercizi, tecnica, ma a caso, ok? Io ho messo delle cose ad esempio, perché questo era ipotesi. Quindi perché sono unità di tempo? Perché se io divido in 6 slot di tempo, unità di tempo, il mio programma didattico, significa quindi che il giorno in cui è sabato io ho 6 ore, ognuna di queste unità di tempo durerà un'ora. Se io ho 3 ore, ognuna di queste unità durerà semplicemente mezz'ora. E se ho, sono 6, se ho un'ora, 10 minuti. Però, cacchio, devo essere una bestia con me stesso, dire, oh, c'ho un'ora, bene. 10 minuti tecnica razionale, riscaldamento, boom. 10 minuti, 2 slot, 20 minuti lavoro sul corso, quindi mi prendo una unit e me la guardo. Ok, no problem. 10 minuti mi faccio teoria. Allora, fammi vedere gli intervalli di seconda, di terza, faccio gli esercizi. 10 minuti di ritmica. 10 minuti esercizi per pennata alternata. Boom. Però io sono sicuro che alla fine di una settimana, gestendo in un certo modo gli slot di tempo, sia che io abbia 1 ora, 2 ore, 3 ore, 4, 5, 6 ore, vado a toccare tutti gli argomenti a fuoco. Un'altra cosa che possiamo fare è dire, se ho 2 ore, 1 ora mi gestisco qui e un'ora faccio quello che mi pare, cioè antistress. Cioè voglio suonare, voglio fare quel cavolo che uno vuole, insomma non è sicuramente questa la cosa. Spero che sia chiaro. Poi magari ve la fate, è molto semplice, ok? Come posso gestire bene il tempo di studio? È quello. Puoi provare a fare, vedi, dici, sto studiando gli arpeggi dell'armonizzazione della scala maggiore, i salti di quarta e di quinta. Allora, se tu prendi, prendo questa, la chitarra acustica, no? Se tu prendi, se fai questo, allora che ne so, fai una roba tipo, lo facciamo tutto in fila, 1, 2, 3, 4, mi sono fregato da solo. C'era il basso spostato. 1, 2, 3, 4. Sto facendo, visto che mi hai detto che stai studiando i salti di quarta e di quinta, faccio i salti di quarta, e di quinta, scusami,
però le provo a fare suonare, tipo. Stavo registrando. Però in teoria c'è la funzione undo. Semi diminuito. 1, 2, 3, 4. Studi così, almeno fai esercizi, tecniche, eccetera, e poi pronunci, perché l'importante non è solo studiare, fare gli esercizi e capire, ma poi capirli come usarli in musica. Spero di averti risposto. Ciao Massimo, cosa consigli per imparare al meglio le scale in ogni tonalità? Ho il difetto di memorizzare sempre i box. Suonare in altre tonalità, La cosa migliore è quando ti eserciti non spostarti di toni, ma spostarti di quinte, cioè suoni in do, poi suoni in sol, poi suoni in re, suoni in la, suoni in mi, suoni in si, suoni in fa diesis, suoni in do diesis, ok, eccetera, sul circolo delle quinte, eccetera. Record 5,71 eravamo. Poi Marcello Nioi, ma guarda te, mi sa che tu sei il Marcello Nioi, non credo ce ne siano tanti, che conosco io di carpi. Va bene, allora, plettri usi per acustica e per elettrica, ve la metto sulla 1. Allora, per elettrica uso questi che sono degli Ultex da 2 mm di Dunlop, per l'acustica, scusate, per l'elettrica ho detto, sono un po' rincoglionito. Allora, per l'acustica questi 0,38, quando faccio strumming leggero, 0,60, strumming sempre leggero, ma un po' meno. Questi che sono sempre Dunlop Tortex, 0,50. E questi invece sono 2 mm e si chiamano Primetone Sculpted, sempre di Dunlop. E Dunlop aveva fatto anche una scatoletta di plettri che non ho qua, con tutti i miei plettri preferiti. Allora, ciao Massimo, commenti, vorrei, ecco Marcello, vorrei cambiare 5,92, mamma mia ragazzi, i tasti di una chitarra economica che mi hanno regalato a sorpresa, pensavo ai Dunlop Jumbo 6105, sì, tasti 6105 alla grande, avevo detto che non avrei risposto a queste cose, solo a cose di didattica. In questo periodo per una serie di motivi sto perdendo la passione per la musica, me la sento sfumare come se fosse stato tutto inutile, che consiglio mi dai? Lasciala andare. Se non è il tuo momento della musica, non credo, non vedo perché tu ti debba forzare. La musica deve essere un aspetto positivo della vita e se in questo momento dici sto perdendo la passione, non credo che tu debba insistere. Cioè è un momento così, probabilmente fra un po' ti tornerà la passione, non credo. Oppure prova ad ascoltare musica che ti piaceva quando eri ragazzo. Ovviamente io non so, potresti avere 16 anni, dice, più ragazzo di così, però io farei così. Salvatore Fragola, meglio utilizzare un metronomo meccanico oppure una semplice app che non crea alcuna differenza? Non fa nessuna differenza, però te vai a tempo e sei a posto. Meglio utilizzare Fabio Carbone, messaggio ritirato. Posizione corretta, chitarra da seduto, Simone. Allora, la posizione corretta, allora a parte che si può usare anche quello che solleva il piede, l'importante è che non ci siano più di 90 gradi, ok? Può essere appena un po' su per non farla scivolare. I chitarristi classici la usano qui, ma la tengono un po' più alta. Ovviamente forse è la più giusta perché con questa gamba la tieni ferma e hai questa posizione. Io l'unica cosa che mi sento di dire è puoi tenerla anche così, potresti tenerla anche così. Per me, come ti pare, l'importante è che la schiena sia dritta, che tu non abbia delle rotazioni, che tu non abbia delle tensioni, che tu non sia gobbo e che il braccio, una volta rilasciato, salga, ok? A questo punto, quando ti muovi, che non ci deve essere un movimento che utilizzi i muscoli della spalla, non serve forza per suonare la chitarra, ok? Quindi rilassa il braccio, ogni tanto lo puoi fare la massima tensione e poi il massimo relax, cioè è una cosa che spiegavo già tanti anni fa su tecnica razionale, se stai suonando teso, in teoria non te ne accorgi, perché il tuo cervello ti sta facendo suonare teso, se ne potrebbe solo accorgere qualcuno che sia con te. Quindi come puoi fare per accorgersi se stai suonando teso? Allora, prima di tutto rilassi il braccio, lo rilassi e provi a mettere qua e ricomincia a suonare, ma probabilmente se eri teso prima suonerai teso ancora. Allora il consiglio è
molli, vai su e poi fai la massima tensione, cioè devi fare una roba tipo come se stessi spaccando le corde, guarda che diventano rosse le mani, ok? E tiri anche proprio la muscolatura, tiri tutto, devi essere tutto duro, e poi là, la molli. A questo punto, quando torni lì, il tuo cervello ha imparato il relax e la massima tensione, dopodiché vai lì. Se qualcuno ha il vecchissimo Tecnica Razionale, nel CD-ROM del 2004 c'erano questi esercizi. E allora, 5,92 ragazzi, grandi. Ma come si fa a mettere le basi, come ad esempio la batteria di sottofondo per suonare poi con la chitarra, Marco Sarica? Io ce l'ho sul computer. E se il computer suona troppo piano, perché non senti, il problema dei computer portatili è che poi se tu suoni con la chitarra non senti il basso, e uno speaker qualsiasi, delle casse, anche un occhio a usare il Bluetooth, perché poi ci sono un po' di ritardi. E anni fa, io quando sono in giro, tipo in hotel, uso le cuffie e me ne metto solo una, tipo una cuffia qui, e suono così non rompo le balle, però questa potrebbe essere una metodologia. Ok, torno al lavoro, mi rivedrò in live stasera. Ciao Paolo Sacchetti, grazie per il tuo aiuto che ci dai, Max, assolutamente impagabile, grazie. Animal Watching HD, ciao Massimo, io ho cominciato a suonare da poco e sto seguendo il tuo manuale completo di chitarra, come posso continuare dopo? Allora, di nuovo ti dico, guarda, Animals Watching, se vai su questo indirizzo massimovarini.iddidattica/programmavarini.pdf ti trovi questo e vedrai. Quindi andiamo a vedere qual è la tua domanda. Tu dici: ho studiato il manuale completo di chitarra, che è questo. Peraltro, quando lo scaricate, questo è tutto cliccabile, cioè vuol dire che se io clicco su manuale completo di chitarra, io posso andare a vedere quali sono i suoi contenuti. In questo caso, scusate, siamo online, va tutto lento, però posso anche andarlo a comprare sul mio store. Ovviamente ho messo il link sul mio store perché gli ho messo proprio anche delle pagine da vedere. Dopo il manuale completo di chitarra potresti affiancare il manuale degli accordi e il manuale delle scale. Questi slot sono qualche mese, ok? Se tu prendi il manuale delle scale e il manuale degli accordi, vai prima con gli accordi, poi le scale, così le scale vengono relazionate agli accordi, perché è basato sul Kajet. Kajet, che è un sistema di memorizzazione, non è una scorciatoia. Ci sono degli insegnanti che non hanno capito che cos'è il Kajet e quindi lo ostacolano. Il Kajet è un sistema di memorizzazione, organizzazione della tastiera. Organizzare la tastiera in base al Kajet è lo stesso modo che organizzarla in base ai box, solo che io preferisco utilizzare il sistema Kajet. Perché? Perché utilizzo la memoria in funzione di una memoria anche uditiva. Cioè io so che la posizione e la forma di Do, molti lo chiamano box 1, invece lo chiamo Do perché mi ricordo che ho questo suono e quindi organizzo quello. Non cambia niente da certi punti di vista, quindi non è una scorciatoia. I miei studenti imparano a leggere, devono sapere che questo è un La, tutto quello che devono sapere. Ah, c'è il reverbero, però è importante fare in quel modo. Quindi tu potresti andare lì oppure ripartire con fingerboard volume 1 se vuoi fare le cose più fatte bene. Le prime pagine non ti serviranno, ma inizierai a studiare la lettura, se questo che ti interessa. Se no puoi partire da fingerboard 2, ma potrebbe già essere troppo difficile. Armonia e teoria è un manuale da affiancare. Vedete, in questo senso è sempre la didattica orizzontale, e se vai a prendere qualcosa che non crea una continuità, significa che tu innesti in modo verticale un tipo di formazione che probabilmente in quel momento ti interessa. Figa la maglietta col tuo logo. La maglietta col mio logo, io credo che lo store ce l'abbia ancora, store.massimovarini.it. Non vorrei dire una cavolata, perché non me ne occupo io. Maglietta. Vediamo se c'è scritto maglietta o t-shirt, vediamo. Ah, forse è prodotti, non lo seguo io, merchandising. Vediamo, non sono sicuro, dovrei chiedere a Roskel. Ah sì, sono qua. Ci sono le magliette. Le magliette sono sul mio store. Questa però è veramente vecchia, questa è anche consunta. Vicente Pitrelli. Grazie, saludos desde Argentina, tu felicito Massimo. Ciao, hola, ciao. Massimo, a volte la difficoltà è il senso della pennata. Il senso della pennata è una cosa da gestire. Chi utilizza la pennata alternata di norma incontra meno difficoltà, perché scusate, ho fatto un po' di casino. No, non vi faccio vedere tutte queste finestrelle che si sovrappongono. Chi usa la pennata alternata di solito, col fatto che va sempre su e giù, non si incasina mai. Chi non ha chiaro la pennata continua e la pennata alternata può incasinarsi. A volte la difficoltà è quella.
Ciao Massimo, mi consigli che cosa utilizzare? No, abbiamo detto che non diamo questo, scusatemi, però devo essere rigido, altrimenti ogni diretta è una diretta mistica. Questo si chiama mista, diretta didattica, parliamo solo di didattica. Poi magari pianifichiamo un'altra diretta allo stesso orario, un altro giorno in cui parliamo soltanto di altre cose. Plettri l'ho dato prima, ma perché il plettro è molto funzionale. Max, sto studiando i tuoi manuali, mi trovo bene. Sto studiando chitarra solista 1, manuale delle scale, la chitarra ritmica, il tempo è limitato ma ce la farò. Bravo, bravo Giuseppe Tiritiello. Simone Galdini, meglio studiare con l'ampli e i suoni giusti o anche con la chitarra staccata? A volte suona distorto, inganna abbonando qualche errore. Io consiglio invece di usare tutti e due i sistemi. Allora, suonare con la chitarra spenta, se io la spengo, o con la chitarra acustica. Adesso ho sentito ovviamente la chitarra acustica perché rientra da qui, cioè se io chiudo questo non la sento. Audio, ho chiuso l'audio, però, ma anche sulla chitarra elettrica lo puoi fare. Cercare di accentare ogni singola nota ti permette di capire se stai suonando giusto. Ok, senti. Questo è il rumore che sente la Ross sul divano. Poverina, perché non è neanche suono, proprio rumore, sarebbero suoni, sarebbero da omologare quelle, estendo le armoniche, sviluppandosi in modo logaritmico, ma per me considero rumore. Dall'altra parte devi suonare, secondo me, col suono pulito o senza amplificatore o con una chitarra acustica e il suono distorto, ma il suono distorto deve essere distortissimo, ok? Cioè, finché non suoni con un suono così, che è questo. E questo che ti serve, perché adesso qua sotto c'ho le molle libere, non riesci a capire se stai facendo il muting, cioè ci sono certi che suonano in questo modo. Ok? Muting non vuol dire fare questo, Adesso ho messo il suono più distorto, io non lo uso mai un suono così distorto, però per farvi sentire. Questo serve proprio per capire se stiamo facendo il muting. Sentite che queste sono le molle, ok? Ripeto, non uso mai un suono così distorto, ma se devi studiare, questo serve. E cioè è capire se sto facendo un muting fatto bene. Quindi la chitarra è libera. 4, questa. Questa è libera la chitarra. Addirittura tolgo qua. Ok? Senti che è totalmente... Questo è fare il muting, cioè... Re mi solidi. Cioè non ci deve essere nessuno... Adesso ripeto, questo è questo suono qua, perché è un suono di solito così da matti. Però... un po' di questo è. Silenzio, non è questo. Sentite quant'aria che si muove. Non ci deve essere niente, quindi è importante suonare col suono pulito con la chitarra acustica e poi col suono distortissimo e avere il concetto, altrimenti è quello che poi dici, quando suono dal vivo la chitarra mi fischia. Non deve fischiare la chitarra, tu devi avere sempre la chitarra sotto mano, deve fischiare se tu vuoi il feedback, ma quello che fa è il fatto che tu non la controlli. Ok? Mi iscrissi al primo corso base, perché li tieni a tempo limitato, Salvatore Uccini? Se non sono riuscito a finire per quel tempo, perché chiederti di riaprirlo? Mi sono bloccato negli acquisti. Salvatore Uccini, te lo spiego molto chiaramente. Te lo spiego molto chiaramente, perché non è un motivo economico. Allora, cioè, allora no, un aspetto economico è quello che gli insegnanti sono pagati. Io ritengo che le persone, anche se uno dice, se vuoi collaborare con Varini ti dà visibilità e lavori, no, io pago tutti, ok? Anche se poi queste persone ricevono in cambio anche visibilità e credibilità. Però se il mio docente viene pagato per quello studente, non è che quello studente può venire tutta la vita, deve venire nel periodo che è stato prefisso. Questo è il lato economico, perché tutte le persone sono pagate. E poi perché la piattaforma ha un costo, perché ci sono dei test, ci sono tutta una serie di cose. L'altra cosa è che se io pianifico che tu in 4 mesi abbia da fare degli esercizi, significa che la massima efficacia didattica tu ce l'hai in 4 mesi. Cioè se io ti dico fai questo esercizio, e dopo ti dico fai questo esercizio perché è un po' più difficile, se tu tra questi due esercizi mi fai passare 2 mesi,
E quando è ora di fare questo, io non sono certo che tu questo lo abbia ripassato, l'efficacia didattica si interrompe e quindi tu alla fine sei uno studente del laboratorio musicale Varini che dice: ma io guarda, alla fine ho fatto, però non ho imparato niente. E invece quello serve fatto in quel modo, cioè è come andare fuori corso. Ma siamo sicuri che se tu hai fatto gli esercizi della unit 8, che erano esercizi di un certo tipo di tecnica, poi stai fermi 4 mesi, non devi ripartire dalla 9. E questo però non è, non riusciamo a gestirlo noi personalmente, perché io non ti posso andare a bloccare a ritroso. I corsi del laboratorio sono sequenziali, cioè ogni volta che tu fai completi un oggetto didattico, sblocca, fino a quel momento aveva il lucchetto. Quando tu completi questo, questo lucchetto viene sbloccato e puoi andare avanti. Però una volta che questi sono sbloccati, tu vai a quello dopo. È per questo che l'unico motivo è quello. E qualcuno che si iscrive deve avere l'impegno, ok? Non è che perché uno paga, poi dopo dice io ho pagato, voglio averlo. Sì, però io ho un impegno come docente, abbiamo delle responsabilità il fatto che il nostro studente che impari. E per imparare deve seguire un percorso. I docenti, a fronte del seguire lo studente, vengono pagati. Se lo studente non viene e non avvisa, perché se uno dice guarda io non riesco a seguire perché ho problemi di lavoro, problemi di famiglia, persino cose, uno lo congela, e qui a parte che molti chiedono più di un mese glielo diamo, ma se uno dice guarda per 2 mesi non seguo, uno lo blocca e poi lo riapre. Ma poi lo seguiamo quando lo riapri, fammi andare a vedere, sei sicuro di aver fatto questo? Ci parliamo via forum o via email. Ma se uno non avvisa, l'e-learning funziona in questo modo. Cioè, adesso i nostri figli stanno facendo il learning con la maestra. Se la maestra dice le lezioni sono alla mattina da quell'ora a quell'ora e tu a quell'ora non ti colleghi, non è che dici, beh, perché non mi collego domani? Perché la maestra domani non c'è se è domenica. Il concetto è questo, l'e-learning è una scuola. E abbiamo anche toccato... In realtà, è andato via, il record di 600 spettatori in simultanea. Hai dei consigli? Ammazza come sei bravo, ti invidio. Grazie Francesco Scivales. Ciao Max, però dai, sarebbe meglio ti ammiro, ti invidio, l'invidia è un sentimento brutto. Ciao Max, hai dei consigli? Però immagino che tu l'abbia detto in senso buono, quindi grazie. Fabio Carbone, ma hai dei consigli pratici sui contesti di utilizzo della Super Locrian? Intendo un giro su cui improvvisare utilizzandola. Sono proprio alla Uni 17 della chitarra solista 1. Allora, la Super Locrian è una scala un po' difficile da utilizzare, cioè la Super Locria è il settimo modo della scala minore melodica e quindi succede che la scala minore melodica, se io faccio sentire un esempio, se vado qui, chitarra solista 2, no, ce l'ho qui, su solo, la base 2, 5, allora sentiamo per esempio questa base, no? Questa è Re minore settima, Sol settima, Do settima maggiore, La settima. In questo caso la base non ha la quinta, cioè significa che gli accordi sono incompleti. Quindi incompleto vuol dire che un accordo non ha la quinta. In certi contesti jazz la quinta viene omessa per lasciare lo spazio all'improvvisatore di alterare la quinta, quindi di usare quinta bemolle o quinta diesis, oppure quarta eccedente e quinta eccedente, dopo dipende come uno la vuole chiamare. La Super Locria è una scala che altera tutti i gradi. Allora io ti consiglio, aspetta che devo ricordarmi come ti chiami, Fabio Carbone, il consiglio è usa un 2, 5, 1, 7. Quindi siamo in Do maggiore, questo è un sesto, si chiama sesto settima, e puoi provare a usare la sua Super Locria, quindi la Super Locria di La. Troppo reverbero, scusa, vado ad accorciarlo. Perfetto, attacco un pelo di delay, lo abbasso, feedback, abbasso questo e tolgo anche un po' di lunghezza. Ok, così. Scusate, siamo veramente in diretta. Quindi, che cosa succede? Che se io uso sempre le note target, senti, questa è la settima, ok? Ho usato la Super Locria e ti faccio sentire di nuovo. Eccola.
puoi usarla in fila così, devi trattarla, ok? Quindi trattarla intendo che la devi preparare, cioè tipo... Ok, quindi adesso veramente te l'ho buttata lì, però è il concetto di la superlocria è una scala instabile che necessita la risoluzione. Quindi in questo caso potresti usare la superlocria anche su sol settima. Il concetto è usare una minore melodica mezzo tono sopra. Quindi io potrei anche fare questo, però devi sempre prepararlo. No, scusa, questa è un'altra base. Senti che sono andato fuori e sol settima e io uso sol diesis, la diesis, sì, quindi strutturale, out, strutturale. Per andare dove? Su do, dove questa è strutturale perché settima maggiore, sulla settima, non eccedente, non a bemolle, strutturale, settima, quinta eccedente, terza maggiore, non eccedente. Quindi che cosa succede? Che faccio? Ripeto, è sforzata, però capirai. No? Adesso te la tratto un po' meglio, così veramente venduta come al mercato. 2, 3. Calcola sempre che non sono un jazzista, però è lì da andare, però va preparata, ci vuole anche un suono non da metal, così. Però in questo modo puoi pensare alla... cioè la scala minore melodica va utilizzata, scala minore melodica, quindi settimo modo, superlocria, solo in certi contesti. Non andare, non usarli in nessuna... se suoni, sei una cover band di Ligabue, non lo fare. Che consigli puoi dare ad un giovane chitarrista in erba con l'obiettivo di diventare un professionista? Studia, sii preciso, sii puntuale. Sii scrupoloso, devi conoscere l'armonia, la teoria, devi conoscere le macchine, cioè devi sapere come funzionano gli effetti, i multieffetti e queste cose. E non puoi lasciare al caso la tua formazione, secondo me. E poi cerca di esistere, adesso questo è il momento più sfigato, cioè cerca di suonare dal vivo, esistere in questo senso. Sicuramente puoi fare dei video su YouTube, molti miei studenti io li consiglio di come fare, vengono da me e a volte montiamo o prepariamo o correggiamo i video che faranno da mettere su YouTube come demo. Questo è un modo di fare, cioè di esistere sulla rete, però devi sempre considerare che un produttore, qualcuno che cerchi, qualcuno va sulla rete e c'è e magari vede qualcosa, però non sa se uno ci ha messo una vita a fare quell'esame, ok? Quell'esame, perdonatemi, perché io faccio gli esami video, a fare quel video. E quindi non si fida, invece dal vivo è importante esistere. E il Lioriccio, ciao Massimo. Oppure, e poi Nazza Frank, lo so, però sono autopubblicizzante, ma se fai questo, vai qui e fai bit.ly/librovarini che ti porta, fai così e ti porta sul mio store. Questo libro io credo che contenga e ti possa dare le informazioni utili anche per quello, perché c'è tanto di autobiografico, come ho iniziato e come ho strutturato il mio modo di essere professionista. C'è anche in ebook, se vai prodotti, libri, ebook, se vai in ebook c'è anche in ebook. Un libro molto ma molto profondo che può dare tanti tanti consigli anche per chi vuole fare questo mestiere. Ciao Massimo Emanuele, ciao,
Ciao, in fingerboard come vanno affrontati gli esercizi? Sono da eseguire tutti interi? Certo, Pietro Sciolla, assolutamente sì, è in ordine. Ciao Max, mi daresti qualche consiglio su come improvvisare con la pentatonica? Cavolo, non è facile. Ciao Max, consigli su come suddividere correttamente la sessione di studio? L'hai fatta prima che io arrivassi là, perdonatemi, a volte ci sono una domanda è di due righe, la risposta è di un quarto d'ora. Mi daresti qualche consiglio su come improvvisare con la pentatonica? Usa la pentatonica con della testa, pensa che la pentatonica... E molti pensano alla pentatonica, ma la pentatonica minore non è altro che, sì, è una scala. Se pensi che la scala pentatonica è una scala di 7 suoni a cui ne mancano due, cioè la minore manca il si e manca il fa, quindi fai. Ok, ma se pensi a un arpeggio, esplodi la pentatonica su due ottave, hai la pentatonica di la minore è la, do, re, mi, sol. Se facciamo la, do, mi, sol, re, è un arpeggio minore settima undicesima, ok? Cioè la, uso video, questo qui, abbasso un po' l'overdrive in maniera che è quasi pulito, questo è l'accordo della pentatonica, cioè ok? Cioè quindi quello che ti consiglio di fare è playback. Sentila suonare la pentatonica, non solo in una posizione ma anche nell'altra, perché sennò tendiamo sempre ad appoggiarci qui e qui, e quindi sarebbe questa, no? Senti come suona questa. Le cinque posizioni, che uno le chiami posizioni, che le chiami in base al Caged, sono molto, hanno suoni diversi. E poi provala tutta a sezione di due corde, tipo. La 2, la 3. Qua ci sono intervalli di, vedi, seconda maggiore. Scusami, il fa non c'era, per l'amor di Dio. E vai sulle varie sezioni. Allora a quel punto la pentatonica già da sola ha un certo suono, perché il suono dell'accordo che è sotto. Eccetera. Quindi a quel punto qua, quando studi sulla penta, suoni sulla pentatonica ma su degli accordi, quindi la pentatonica deve essere pensata che è anche un arpeggio minore settima undicesima, se pensi alla pentatonica maggiore è un arpeggio di sesta nona, cioè do maggiore sesta nona, agli stessi suoni di la minore 7 undici, ovviamente partendo da una nota di partenza diversa. Siamo ancora a 568, ragazzi, siamo una mezza città. Ciao Max, ok, Lorenzo Pretola. Max, hai una didattica perfetta, ma credo che la grande quantità di corsi disorienti chi per la prima volta approccia i tuoi manuali. Questo è stato il mio riscontro la prima volta e anche di altri. Per il resto niente da dire, solo tanta ammirazione. E io però più di spiegare questo non so che cosa fare. Tu devi calcolare che faccio libri e didattica da 25 anni. E quindi questo secondo me è un quadro chiarissimo di tutto ciò che uno deve fare, quindi disorientante è disorientante se tu mi dici che per te è disorientante anche il listino Fender quando guardi Stratocaster, che ci sono 10 Stratocaster diverse, allora ti do ragione. Per me questo potrebbe essere non disorientante, perché essere disorientato vuol dire che non hai chiara la direzione, è molto ampia e devi incontrare qualcuno che abbia la voglia di spiegartelo. Non sempre il negoziante che vende i manuali l'ha capito, l'ha studiato o lo vuole fare. Quello che ti posso dire è che guardando quello, la linea temporale, trovando il proprio punto di formazione, uno non può sbagliare. Quindi non so cosa dirti. Chitarra 2001, come lo distribuisci nel tempo? Il tempo per ogni esercizio della chitarra nella lezione giornaliera?
come ho fatto vedere prima. Grazie, saluto desde Argentina, ciao. Ciao Massimo, che modello di chitarra acustica utilizzi? Sto cercando un modello amplificando da acquistare. Allora, la mia si chiama Massimo Verini Signature, è una Eco, quella lì, però in questo momento non è in produzione perché era tutta palissandro, il palissandro era stato protetto dal CITES e quindi era stata sospesa da produzione. Magari la rimetteremo in produzione, ma con Eco facciamo tante chitarre, così come ce ne sono anche di altri marchi. Ovviamente io, curando ogni singola chitarra Eco, sono molto affezionato a quello. La Ross mi dice una roba. Sì, scusate, visto che l'hanno segnalato, sono andata a vedere. Si vede che si sono introdotti, non so chi, non so cosa, stanno mandando spam, messaggi di spam alla fine, proprio tanti, tanti, tanti. E Ah quindi, sì? sì, e quindi volevo capire come potevo fare per bloccarli, se posso entrare come te, anche se sei Io in non diretta. vedo nessun messaggio. Ce ne sono una marea. Ah sì? Quindi lo stanno segnalando che stanno diventando fastidiosi, sì, con nomi improbabili di donnette, hanno foto di donnette un po' Scusate, strane. se non so sentite la rete, la Ross. Io però il fatto è che non, nella chat dal vivo non ci sono. Ah, ok, allora si vede che le vedono solo gli utenti. Beh, vabbè, meglio così allora. Aspetta, Mila Xaviers, no. No, ci sono Ah, dei, non un si sacco di vede simboli, però non l'account, sono, io wow. non ho nessuna Lilian Babes, però sono, mettono dei loghi, ma qui. Ah no. Ma uno si chiama Virtue Step Mom. Ciao Massimo, ho fatto il corso avanzato. Ma secondo me è una roba strana perché quello che. No, amore, ce ne sono migliaia. No, migliaia non ne vedo. Vedi che quelli lì sono tutti uguali? Sì, però è che meccanica è montato, che meccanica è montato. Cioè, non è che mi sta dicendo una roba. Ah, ecco i troll che arrivano nella chat come al solito. Ecco, forse sono qui. Vabbè, oh, io non posso farci niente. Non leggere Uno si niente. chiama Faith True Amore, calma, MILF. amore, è per quello. Io, mentre tu sei in diretta, io posso andare dentro come te a bloccarli o no? E puoi provare, puoi farlo. Scusate, io chiedo scusa a tutti e 567 miei spettatori, ma in questo momento la Ross mi ha detto che c'erano appunto queste cose. Mi dispiace, io non le vedo. Allora, Davide Salle, appena arrivato il Corriere, sto spacchettando come la pastura per il pescatore, Guitar Mappi, suoni della chitarra e Massimo Verini Trio, il CD. Grande, grande, grande. Massimo Mugnai, ciao Max, si dà sempre molta importanza alla mano sinistra, ma secondo me la destra è quella che poi dà la pronuncia. Cosa ne pensi del pick slanting e delle varie posture nel tenere il plettro? Pick slanting, non so esattamente che cosa sia. Sicuramente la mano destra è molto importante. La mano destra, io faccio fare un sacco di esercizi perché molti di noi tengono, adesso scusate, quello che vedete qua nero, qui è, dov'è qua? È il supporto, questo qui è il supporto del Mac. Vedete la mano? Molti di noi tengono il plettro così e quindi questo crea un grosso problema di suono. Vi faccio sentire anche in che modo, cioè. Chi suona in questo modo ha un problema che se suona molto molto distorto si sente poco, cioè se fa questo. Vedi che adesso è inclinato, ok? Il problema è che diventa un problema a livello proprio neurologico. Se sei veramente estremamente veloce non si sente, ma nelle vie di mezzo succede che quando io tocco la corda, il mio cervello memorizza questo punto di contatto come momento in cui sto suonando questo, ok? Però il problema è che quando io vado in upstroke, questo è pennata in giù, downstroke viene chiamato, in upstroke in realtà tocca prima perché il plettro è inclinato, ok? Quindi io tocco così e quando vado indietro in realtà tocca prima. E quindi questo crea che è solo che è molto veloce, uguale. Se invece il plettro è perfettamente perpendicolare, il. Ve lo faccio sentire sull'acustica, perché è lì dove si sente di più. Chi tiene il plettro inclinato sull'acustica non riesce ad avere volume, non riesce. Così. Non riesce ad avere. Cioè, significa che lo tiene leggermente inclinato. Sentite, qua si sente un casino. Inclinato. Ok, guardate, inclinato così. Piatto. Perché scivola e fa shit, shit, shit. Ok, non è chiaro il punto in cui lo rilascia. E l'upstroke non è così preciso, quindi è addirittura sulla chitarra acustica io consiglio di tenere la mano alzata. Di fare. Perché
perché in questo modo abbiamo parecchia pressione e volume. Gabriele, alcuni esercizi su pentatoniche aperte. Pentatoniche aperte. La cosa più comoda che si fa con le pentatoniche di solito è avvicinare due diteggiature, no? Quindi se hai la questa e questa, e fare questo. Oddio, qua è un po' scomodo. Oppure quindi quello, oppure di prendere col tapping. Quindi hai io ho toccato un fa e questo può essere utile. Uno l'hanno cancellato, i troll l'hanno cancellato. Come iscriversi ad un tuo corso? Grazie Fabrizio Natale. Sostanzialmente vai sul laboratoriomusicalevarini.com. Attenzione, non si fa dal telefono, si fa dal computer. Una volta iscritto, acquistato e ti sei iscritto a un corso, dopodiché puoi seguirlo anche da tablet, eccetera. Però l'iscrizione la prima volta è fatta da PC, è molto semplice. Che meccaniche hai montato? Infatti hanno hackerato dei nomi, Justice True Cheating Wife. Vabbè, che meccaniche hai montato? Queste meccaniche qua, allora, purtroppo una volta ho cambiato le meccaniche della mia Aire. Queste sono delle PRS, tra l'altro non mi piacciono dorate. E prima che qualcuno lo chieda, come mai questa è montata al contrario, è perché l'Aire ha le meccaniche 4 e 2, la PRS a 3 e 3, e quindi una va montata al contrario. Ma invece che montare al contrario solo la meccanica, ho montato al contrario anche la corda, così io comunque tiro nello stesso verso. Questa è una cosa che viene sempre fuori. Ciao Max, sono un tuo allievo virtuale. Cosa mi dici qua? 5. Mi dai una dritta sulla posizione del pollice della sinistra e sui bending, grande come sempre. Ciao Lamb. Allora, posizione del pollice della sinistra. E secondo me il pollice deve muoversi. Allora, l'esercizio migliore che ti posso dare dell'esercizio per della posizione del pollice è il non usarlo. Cioè, vediamo così, anche se adesso si sono un po' smandruppate le inquadrature, visto che mi sono messo di taglio. Cioè, fai degli esercizi senza usarlo. Cioè questo. Oppure fai gli accordi. Ok, questo devi essere in grado di farlo anche con la chitarra acustica, cioè per suonare la chitarra non serve forza, ok? Quindi quello che puoi fare è, guarda, sul giro anche di Do, vediamo dove che posso fare così, Mi, ok? Dov'è che puoi fare forza? Invece che col pollice, semplicemente sfruttando il movimento del braccio che viene in qua. Quindi, scusa, c'era questo, ok? Vedi che non lo sto usando? Sto facendo La maggiore barré, Si maggiore barré, ok? Oppure, ok? Quando è così non si appoggia. Cioè, qual è la posizione migliore del pollice? È quella in cui il pollice diventa il logico fulcro per tenere la mano ferma, perché non ti scivoli, ma non deve essere funzionale alla forza, ok? Quindi è normale che tu ce l'abbia qui, ce l'hai qui, così, così come vuoi. Se ce l'hai qui, sei qua, scusami, ok? A seconda delle diteggiature che fai. È normale che vada fuori se fai. O che tu possa fare. Ok, se vuoi fare questa cosa. Se vuoi fare una roba alla Hendrix, ok, questo è abbastanza normale. Però l'importante è non avere forza sul pollice. Il pollice deve essere soltanto un riferimento, ok? Questo è il miglior consiglio che ti posso dare.
Messaggio eliminato da Massimo Varini. Ho anche eliminato il messaggio, l'ha fatto la Rosa. Ciao Max, sono tu che dritto, posizione del pollice, ve l'hai scritto. Ciao, sono Max, sono tuo allievo virtuale, mi dai una dritta, posizione del pollice. Ciao, su Guitar Map ci sono video che spiegano i contenuti scritti. Mamma mia, assolutamente sì. Ti faccio anche vedere. Guarda, se vado sul YouTube mio, ci sono un sacco di video di Guitar Map e ce li hai. Non mi ricordo se li ho messi qui. Allora aspetta, che devo inserire una password. Gestione video. Arrivo, ti faccio vedere tutti i video che ci sono su Guitar Map per quello, playlist. Sono sul mio canale YouTube. Ovviamente i video sono soprattutto per gli studenti, no? Quindi ogni unit ha un video. Sono 20 unit e ci sono i video. Adesso non si vedono tutti, ci sono tutti. Sono diverse ore di video anche in questo caso. Ogni cosa è spiegato. Tutti i miei manuali hanno sempre delle spiegazioni molto chiare, insomma, possibilmente. Andiamo avanti. Ciao da un tuo concittadino. Ciao Davide Balù. Allora, portavo il pane al Maggiolino negli anni 80. Grande Max. Questo non c'entra con la didattica, ma il Maggiolino era un bar qua di Carpi. Ho notato che è stato appena rilasciato su Trufire la tua Masterclass Blues Soloing Unbox. Complimenti, Andrea Di Manno. Sì, è uscito su, è in inglese, è un corso. Quello, prima che qualcuno dica, ma è molto simile al Bluff. Ha i contenuti che sono per l'80-70% simili al Bluff, e qualcuno mi dice perché la costa $30 e là. Allora, intanto perché dovete pensare che ognuno ha un peso in un mercato in base a quanto è conosciuto. Quindi loro preferiscono, visto che per loro, ad esempio, io in Australia, in Giappone, in Germania, in Russia, in molte parti dell'America, non sono certamente conosciuto come qua. E quindi loro abbassano il prezzo della persona un po' meno conosciuta, quindi il mio costa qualcosa in meno di quello di Tommy Emanuel o di Steve Vai. Ho fatto dei corsi insieme a Robin Ford e a Larry Carlton, che quando abbiamo fatto il Motif, e costavamo tutti uguali perché era un format. Ma la differenza sostanziale è che, a parte che ci sono almeno un 40% di contenuti in meno su quello di Trufire in termini di ore di video e di materie seguite, la differenza è la piattaforma del laboratorio musicale Varini. La differenza è sono gli insegnanti a disposizione che entro 24 ore danno aiuto, quindi se qualcuno sul corso Bluff, ma tutti i corsi del laboratorio, scrive ma non riesco a capire quella lezione lì che com'è, e lo scrive, a me arriva una notifica, io entro 24 ore rispondo sul forum, se non riusciamo a fare quello io faccio un video e glielo mando personalmente al mio studente. Alla fine di quello, quando lo studente ha fatto tutte le verifiche, che ci sono le varie verifiche, ci sono gli slides, eccetera, quando lo studente fa l'esame e me lo manda, io personalmente, prima fa una valutazione Matteo di tutto quello che c'è sul laboratorio, test, non test, quanto tempo ci ha messo, se è stato regolare, se ha lasciato passare troppo tempo, se quindi ci sono dei buchi didattici per la consecutio temporum, cioè diciamo che se ha seguito le lezioni nel tempo prestabilito, altrimenti troppo spazio fa perdere il filo. E quindi l'esame io lo guardo, do un responso, mando quello con l'attestato, se l'esame non è sufficientemente buono chiedo allo studente, guarda, sei sicuro, guarda che non ti è venuto bene, vuoi rifarlo? E questo al momento con i miei corsi non è successo, con i corsi base 1, 2, 3 eccetera, qualcuno non è che è stato bocciato, tu senti, hai ancora 2 mesi di tempo, ti diamo un altro po' di tempo, rifai l'esame che così vai avanti e sei tranquillo. Questa è la differenza del costo, il costo umano dei docenti che lavorano, sostanzialmente quando è quello che facciamo tutti quando acquistiamo un prodotto, se acquistiamo a parte l'assistenza tecnica, che dice entro 24 ore l'assistenza tecnica ha un fee. Ecco, questo siamo 3 docenti sui corsi base che seguono personalmente. Max, per te solo complimenti, sei il top, grazie mille. Siamo in meno, siamo in 530, che comunque è un bel numerino per una diretta, secondo me. Ciao Max, per collegare la chitarra al PC è necessaria una scheda audio o basta un cavo USB jack? Avresti una scheda audio economica ma buona da consigliarmi? Allora, io in questi periodi consiglio spesso la AX IO di IK Multimedia, perché sono un'azienda di Modena, la scheda è molto buona, costa poco e ti dà già il software per l'emulazione degli amplificatori per la chitarra, ha un player e ci puoi fare tutto. E quindi entri con la chitarra, puoi fare il reamping, senti tutto, questo sicuramente. E IK Multimedia si chiama Axe IO, quella è figa, però se uno dice voglio spendere ancora meno ci sono tante altre cose. Il jack USB in realtà ti permette di entrare, però poi non sai esattamente dove la monitorerai, quindi un po' un casino. Ciao Massimo, mi consiglieresti? Niente, questo non...
no, non lo facciamo. In realtà neanche quello avrei dovuto rispondere. Vabbè, da ragazzo come... andato giù. Ho fatto il corso, no, da ragazzo, come gestivi il tuo tempo per studiare, quali metodi hai utilizzato negli anni? Allora, Nicola Megalizzi, ti rispondo quello che ho risposto a un altro. Dopo riguardi questa diretta, io ho sempre utilizzato il concetto degli slot di tempo e questo io ho utilizzato questo non solo per lo studio, ma proprio per la mia vita. E di nuovo dico, se ti capita invece di essere interessato a questo, nel mio libro, come la pastura per le pescatore, il vento dell'aquilone, che è un libro in parte autobiografico, spiego come raggiungere determinati risultati in lassi di tempo che uno si è predeterminato e si è prefissato. Quindi in realtà la risposta più giusta che ti posso dare è quella, e serve un metodo, i risultati non vengono a caso. Per quello che mi riguarda, i risultati buoni ottenuti nel mio lavoro e tutto quello che ne consegue, quindi dal lavoro che ho fatto con Eco, al lavoro fatto come produttore o come arrangiatore o come autore, eccetera, deriva da quello. Aspettate che vedo che sotto non si vede l'orario. Allargo così vedete l'orario. Va bene. Ho fatto il corso Jazz Accademia di Musica di Modena. Vorrei ripartire orientandomi verso il rock. Che corso consigli? Rock One o solo? Francesco Allara. Guarda, considerando che c'è il 50% di sconto, e ti faccio vedere come. Io resto a casa, lo paghi il 50%, potresti farli anche tutti e due, ti costa come uno in questo periodo. Ah, chi mi ha chiesto quanto dureranno gli sconti? Tutto il periodo del lockdown. Per tutto il lockdown tutto costa la metà. E io di nuovo ringrazio gli studenti, i docenti del Laboratorio Musicale Varini che così come noi abbiamo ridotto al 50% il costo, hanno accettato di ridurre il 50% e la loro remunerazione. Matteo Bottini, Gianfilippo Fancello, Vanni Tonon, Franco Macis, Stefano Tavernese. Se può costare la metà il laboratorio è perché ovviamente i docenti hanno accettato di poter guadagnare la metà. Ho fatto il corso. Ok, se uso lo sconto per l'esame di valutazione, poi posso acquistare comunque anche il corso scontato. Paolo Molina, devi contattarci separatamente. Tutte le piattaforme di e-commerce accettano un solo coupon. Quindi se usi il coupon per recuperare i soldi degli esami, non riesci a utilizzare lo sconto, ma visto che noi non vogliamo inchiappettare nessuno, scusate il francesismo, tu ci contatti e vedrai che sistemiamo tutti. Ciao Massimo, cosa ne pensi di un assolo su una corda sola? Non è qualcosa di molto melodico? Io insegno a fare gli assoli su una corda sola anche nel corso solo, è assolutamente importantissimo. Applicazione, scala semitono tono, difficile. Come si fa il lievito madre? Bruno Valenti, giusto per stare in tema. Com'è strutturato il corso? Non ne ho idea. Com'è strutturato il corso MoMA e Blav? Blav, blues avanzato, spiega come suonare il blues partendo come presupposto dai toni guida, dalle scale missolidi, dalle scale doriche, eccetera, non utilizzando la pentatonica. MoMA invece parte dall'armonizzazione della scala diatonica maggiore e studiando in che modo vanno utilizzati i modi, perché i modi per noi chitarristi, una delle grosse sfortune di noi chitarristi è che pensiamo i modi come se fossero delle diteggiature. I modi non sono diteggiature, i modi sono suoni. E un'altra cosa importante da capire per chi vuole, ho visto anche altre persone che insegnano in scale modali, ma parlano sempre di diteggiature, sono cazzate. Il modo è un modo di usare le cose, ok? Quindi bisogna pensare che le note strutturali di un accordo sono, ve lo faccio vedere qui perché se ve lo faccio vedere graficamente dite che è una banale, è molto semplice, persino banale, ma nessuno lo insegna in questo modo, di norma, quasi nessuno. Quelli che ho visto io soprattutto in rete fanno sempre altre robe, ma non sono quelle di come si insegna realmente il modo. Allora, un accordo è fatto da note, facciamo un accordo di settima, 1, 3, 5, 7, ok? Sono note strutturali. Quindi, quali sono le note che noi non dobbiamo suonare perché non sono strutturali? La 2, la 4 e la 6. Quindi noi abbiamo i numeri dispari, che sono note strutturali, e i numeri pari, che invece non lo sono. Sono note che noi diventano tensive, abbiamo bisogno di risolvere. Quindi quando suoni qualsiasi modo, tu sulla seconda risolvi sulla prima o sulla terza, sulla quarta risolvi sulla terza, sulla quinta, sulla sesta risolvi sulla quinta, sulla settima. Questo perché sono note che sono instabili, ok? Guarda caso, cambiando i modi, le note che differiscono da un modo all'altro sono le note dispari. Perché? Perché se un modo è stato costruito
sulla scala diatonica maggiore e l'armonizzazione della scala diatonica maggiore in quel grado con bacia, per forza è un accordo a quattro voci. Il secondo grado della scala di Do maggiore, il secondo grado di Do è Re, è uguale a Re. L'arpeggio sarà Re minore settima. Ok? Bene, allora io metto Re, Fa, La, Do. Queste sono le note strutturali. Le note non strutturali, che sono queste, sono Mi, Sol, Si. Rispetto a Re, la seconda o nona, la quarta o undicesima, la tredicesima o la sesta. Sono note che io vado a fare risolvere. Che cosa succede? Se uno dice, sì, ma se invece che suonare dorico su Re minore io voglio suonare frigio. Frigio significa che abbiamo i suoni, frigio è un terzo grado, abbiamo i suoni di Si bemolle. Quindi il Si bemolle in chiave che cosa? Si mi, Si bemolle e Mi bemolle. Queste note strutturali, queste, e ve le faccio vedere di un altro colore, che sono, venite fuori, queste che sono le note verdi, sono sempre quelle, perché se l'accordo è Re minore settima, non è che queste le posso cambiare. Quelle che sono cambiate sono il Mi che è diventato bemolle e il Si è diventato Si bemolle. Quindi ho una seconda minore, frigio, e una sesta minore, frigio. No, voglio suonarlo e olio, quindi come se il Re minore fosse il sesto di Fa maggiore. Fa maggiore abbiamo il Si bemolle in chiave e quindi avrò solo questo, ma questi non cambiano. Quindi suonare modale significa cambiare il colore di una scala nella sua interezza, considerando che i gradi che cambiano sono i gradi non strutturali, che quindi sono quelli che colorano quello che sta intorno. Per questo dico che è importante comprendere i modi. I modi non sono diteggiature, è il concetto stesso di modo. E per fare il corso MOVI sono fatto un mazzo così, ve lo posso garantire. Allora, oh mamma mia, sono già le 3:30, molliamo ragazzi. Ti seguo e ti stimo molto, Renato Freggi. Quando improvvisi su un giro di accordi pop, pensi agli intervalli che si creano su ciascun accordo, pensi alla scala maggiore o minore di riferimento. Questo è quello di cui si parla nel corso solo. Prima si pensa alle note, a cosa c'è sotto, e poi pensi a una melodia. Se tu ascolti, è proprio quello, se ascolti il giro, a un certo punto ti abitui a dove sono i gradi tensivi, le note che non sono strutturali, e i gradi di appoggio, che sono le note strutturali o target note. E quindi tendenzialmente si pensa a una melodia. Sono arrivato ora, leggendo il titolo della live ho capito... È andata giù... Scusate, siete in tantissimi. Ciao Massimo, ho appena finito di studiare con il corso da zero. Ora con quale vi consiglio di continuare? Ti consiglio di andare a questo indirizzo, massimovarini.it, didattica, programmavarini.pdf, e segui qual è il senso più logico del manuale o del corso del laboratorio musicale Varini al quale orientarti. Ma magari anche un mini sondaggio qui su YouTube per vedere le domande e attività più gettonate e spiegare quelle nel video. Che ne pensate? Guarda, in realtà è che le domande sono sempre tante, anche quando diamo un oggetto, dopo si va sempre un po' off topic. Mi sta uscendo il sangue dalle tempie, Mario Buselli, probabilmente perché abbiamo parlato di robe strutturali. Sarebbe interessante avere dirette video a argomenti, forse? Questo è già un argomento, è ovvio che rispondendo a voi, io rispondo a quello che dite voi. Ciao Max, mi sono avviato su tre manuali, teoria e pratica, ritmica 1, tecnica razionale, che mi hai regalato a Cremona. Quale corso del laboratorio mi consiglierei? Consiglio? È un casino, è questione di devi avere pazienza. Chi chiede che setup sto usando, farò un video anche su com'è tutto questo setup. È uno studio, in realtà non è uno studio molto molto complesso, ci sono quattro camere, mixer, è uno studio molto complesso. Come ti approcci a livello solistico agli accordi fuori tonalità? Sempre in modo modale. Se un accordo, cioè se un giro è tonale, ci si approccia in modo tonale. Se un giro invece non è tonale ma è modale, a quel punto in quel modo ci si approccia. Ragazzi, avevo detto che alle 3:30 avremmo fatto un'oretta, abbiamo fatto 3:30, adesso mollo. Grazie di stare con noi, siamo stati una quantità pazzesca. Adesso voglio vedere il massimo dei contatti, ma secondo me mi ha fatto dei numeri fotonici. Grazie mille. Adesso vediamo qual è la prossima argomento. Effettivamente voi avete detto di fare argomenti, qua era didattica, dobbiamo fare ancora più stretti, ok? Quindi ci penso e magari vi faccio un bel piano, tipo quel giorno facciamo quello, quel giorno facciamo quell'altro, ta 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 ta, con argomenti molto chiari, così siamo sicuri.
sicuro di non andare off topic e se uno è sicuro di non fregarle niente la superlocrea, non guarda quello in cui parleremo di superlocrea di Scale Jazz. Ho il mal di testa, ora suono Rob Carr, immagino, puoi immaginare me, però io sono così contento, cioè io sono contento di vedervi, vedere centinaia di persone con me che parliamo di chitarra, in questo momento dove purtroppo ci sono persone che soffrono, che muoiono, in tutto il mondo stiamo vivendo una cosa che sta scrivendo i libri di storia, ogni tanto ci serve della leggerezza e pensare che in questo momento ci faccia venire il mal di testa parlare delle note target e di una superlocrea, credetemi, è un lusso. Abbiamo la fortuna di poterci far venire il mal di testa pensando alle note target. Altre persone stanno soffrendo e tante altre invece stanno facendo un mazzo così, infermieri, dottori, protezione civile, vigili, carabinieri, polizia, sindaci, chi lavora nella pubblica amministrazione, al governo. E quindi e questo è molto bello, eravamo in tanti e bene, 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 bene. Adesso io vi metto in fondo alcuni link e vi saluto e poi vi farò sapere attraverso i social cosa fare. Mi raccomando, voi iscrivetevi e se non l'avete fatto fatelo, chiedete ai vostri amici di farlo, mi manca poco per arrivare a 100.000, non è facile arrivare a certi numeri facendo contenuti come questi che sono contenuti seri, molto seriosi e molto non acchiappa like, non faccio nessun riferimento, ma sono qua si fa didattica, si fa vera, io non sono uno youtuber, io non sono un influencer, io sono un musicista che utilizza questo strumento da sempre, primo canale nel 2006 ad aver aperto con i tutorial e le lezioni online su YouTube e lo faccio in modo serio senza fare video civetta con acchiappa like e quindi condividete, datemi una mano a farmi crescere questo canale sempre di più, avete tutti i miei riferimenti, i miei libri, lo story, il laboratorio eccetera, grazie e buona vita, in bocca al lupo, ci sentiamo, ciao!